Care amiche e cari amici, buonasera a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti al Barba Simposio del martedì. Io vi accolgo con la maglietta della Casa de Papel, anche se l'ultima stagione rasenta l'inguardabile per quanto mi riguarda, però un po' per la continuity, un po' perché sono affezionato ad alcuni personaggi, no? Tocca il professor Arturito. L'ho guardata, la guarderò anche finire, ma veramente era meglio un film di Rambo o con Stallone o un film con Schwarzenegger. Allora, innanzitutto, Benoit, benvenuto, grazie subito per aver fatto la tua donazione, hai preso il tuo posto in prima fila, come si diceva un tempo per gli abbonati Rai. Viviana, ciao Saudi, ciao Vivi. Una cosa da chiederti poi, se magari piacere una sera di passare a trovarmi, e in maniera così camuffata ti faccio incrociare mia figlia, perché molto probabilmente verrà all'Einstein, avrà qualche informazione sull'Einstein. Ha già fatto il tour sabato, ha visto il laboratorio di latino, ha fatto un po' il latino, vediamo cosa farà, però magari è anche indecisa tra scienze applicate e scienze sociali, vediamo. Dunque, da A a B. Max Stefano, che è Atene, ti ho visto oggi, cioè, o meglio, ti ho visto su Instagram postare le foto del Partenone. Bravo, bravo, sei nella patria della filosofia, anche se ricordiamolo sempre, la filosofia nasce prima nelle colonie orientali, penisola anatolica, Mileto, Efeso, poi nella nostra Magna Grecia, Agrigento, Crotone, Cuma, Pestum, Elea, e poi ovviamente mette radici un po' con Anassagora, poi ovviamente Socrate e Platone, ad Atene. Demostene è arrivato, beh, se c'è Demostene possiamo quasi iniziare. Poi che abbiamo? Alice, Umberto, Alex, Luca Ruggeri. È un po' che non ti vedo, magari sono io che non ho notato. Hai preso un busto di Socrate e poi mi fai concorrenza. Bravo, aspetta, adesso ti do degli acquisti da farmi. Ti scrivo in privato. Ciao, Siracusa, ovviamente. America! America comeback, il ritorno di America. In realtà ha perso soltanto un Barba Simposio. Adesso glielo faccio notare tutte le volte. Enni è arrivato. Bene, bene, bene. Nicola Lucente c'è. Patrizia, con Lampi, perché Patrizia è una donna che porta avanti la memoria della resistenza. Patrizia, un abbraccio grande. Michele c'è, il rosso di Rackham c'è, Manuel c'è, ok, Niesu c'è, Giuseppe, grazie a te veramente sempre, Benoit, per sostenere Barbara Sofia. Esatto, ne ho persa solo una, hai ragione, Saudino cattivo te lo fa sempre notare. Siamo già a 99, io spero, ma siamo andati 100 prima del solito, ma perché l'ospite di questa sera è soprattutto un insegnante. E speriamo che i suoi allievi passino a salutarlo. Poi la serata ha un tema incredibilmente affascinante, perché io lo so che molti di voi adorano questo filosofo, io lo adoro, lo metto tra i miei tre preferiti, nei cinque di sicuro, ma lo metto nei miei tre preferiti. Dunque parleremo di Spinoza, ed essere in 100 per Spinoza è il minimo. Eva Galeotti c'è, ciao Eva, un abbraccio, è arrivato Marco. Allora, prima di presentarvi l'ospite, un paio di annunci come faccio sempre. Allora, questa settimana sul canale YouTube Barba Sofia potete trovare alcune riflessioni che ho fatto su Squid Game, sia sull'episodio numero 6 che ho analizzato, sia sul tema della censura di Squid Game, che ripeto, io lo adoro. Ovviamente è una serie TV che ha dei richiami molto forti ad Alice in Borderland. E ovviamente c'è un richiamo al film The Cube. I richiami ci sono, ma dopo Omero ogni cosa è già stata detta in parte. E ovviamente non è un film per bambini, non è scritto per bambini, mi sembra scontato. Io trovo molto più pornografico lasciare i bambini vedere l'isola dei famosi Temptation Island o Grande Fratello VIP, la cui veramente immoralità, io non credo all'immoralità in questo caso, ma siccome dicono che è immorale Squid Game, è pericoloso, quindi io penso che sia molto più pericoloso lasciare i bambini ore e ore a guardare la Maria De Filippi, dunque
perché basta, Squid Game, ah, i bambini non lo guardano, i genitori sono presenti, spiegano loro il perché non devono guardarlo, i ragazzi che lo guardino pure, 12, 13, 14 anni, si parla e devono essere presenti i genitori a elaborare le cose, vale per tutte le cose che vengono veramente proposte, ma la caccia alle streghe piace un po' sempre. Poi nei prossimi giorni nuovi video, ci sarà Capitalistica 2, secondo capitolo dedicato alla mia rubrica sul capitalismo, poi ci sarà nuova lettura di Così parlò Zarathustra di Nietzsche e via discorrendo nuove lezioni. Ho pubblicato anche una nuova lezione su Parmenide live in classe con il sottoscritto che ondeggia alla lavagna nello spiegare le caratteristiche dell'essere Parmenideo. La RAI trasmetterà Il Collegio, che ne pensa? Ma Il Collegio è un format che non ha un suo perché, secondo me, non è il mio genere chiaramente televisivo, non lo guardo, però ha un suo perché, tutto sommato, rimanda al mondo della scuola, con tutti i limiti dei talent, secondo me. Farò il secondo round con Boldrin, lo faccio il 8-9 di novembre, secondo round con Boldrin. È arrivata anche Ilaria D'Ambrosio, dunque possiamo iniziare. Io questa settimana un po' di riposo, ma sarò la settimana successiva a Rimini al convegno di pedagogia con la mia compagna Chiara Foà. Parleremo del tema di una formazione a misura di persona a partire dal nostro pamphlet Cambiamo una scuola, da cui è stato anche poi tratto e scritto il mio TED Talk a Castelfranco Veneto, che sta avendo un grande successo, per questo vi ringrazio. Il TED è già oltre 130.000 visualizzazioni e per me è un motivo di orgoglio, anche perché dobbiamo veramente cambiare la scuola. Avete fatto la verifica sui naturalisti? Qualche video l'hai visto? Spero di sì. Tutti spinoziani, allora, lo sto aspettando. E allora eccoci qua, il professor Alessandro Galvan, con cui parleremo in maniera amichevole, piacevole, speriamo, di Baruch Spinoza. Ciao Alessandro, benvenuto al Barba Simposio. Ciao Matteo, grazie dell'invito, un saluto a tutte le persone collegate. E sono già 128, io ti dico, un po' le tue mie allievi, un po' i tuoi, ma soprattutto ti dico, è arrivato anche Frael, Alberto Marelli, c'è una veramente platea di affezionati che non mi lascia mai. Chi sono i tre filosofi, mi chiedono, uno è Spinoza, l'altro è Marx e poi al terzo posto, no, in ordine casuale, per me c'è Marx, detto questi tre, Spinoza, Nietzsche e Marx, dopodiché per me Platone è fuori dai giochi, perché Platone è colui da cui tutto è partito. A un certo punto è arrivato un uomo con tutti i suoi limiti, ma che era oltre anche tutti i limiti, che ha deciso un po' qual era il grande gioco della filosofia. E noi, dentro il grande gioco tracciato da Platone, continuiamo a esserci dentro. Quando lo decostruiamo, quando lo critichiamo, quando lo superiamo, quando lo salutiamo, quando lo mandiamo a quel paese, ma siamo sempre lì con a fianco il Platone. Ah, il cuore batte per Kant, Alberto, anche che per me, nei primi cinque poi ci metto Kant. Parlo dei giganti, perché poi si viene a parlare, per me Marcuse è fondamentale, Foucault è fondamentale, e poi quando leggo Camus, che però è un letterato, o Sartre, che hanno anche litigato, ma mi piacciono tutti e due, perché non riesco a scegliere. Poi sono tanti, Simone de Beauvoir mi fa impazzire, Fromm mi piace, però io vi dico, per me la storia filosofia a due tempi, da Talete a Nietzsche, primo tempo, da post Nietzsche in avanti è un secondo tempo. Allora, la top 5 e la top 3 la faccio, o anche la top 10 la faccio tra Talete sino a Nietzsche, poi ne facciamo un'altra, allora ne arrivano tanti altri. Alessandro, i tuoi tre filosofi preferiti te la posso fare o rinunci? Ma guarda, me la puoi fare, però rischio di ricalcare quello che hai detto tu. Una piccola differenza, io metterei Platone fra i tre, okay. Marx pur grandissimo, però non lo collocherei a quell'altezza. Ecco, Platone, Spinoza, Nietzsche. E okay. Platone del resto è la scacchiera su cui si giocano tutti i giochi dell'Occidente, no? Quindi davvero è fuori classifica e non si può che partire da lì e tornare lì continuamente. Condivido, poi ovviamente la top 5, se io devo farla, ci sono Platone,
Platone l'ho messo fuori io. Spinoza, Nietzsche, Marx, Kant e Aristotele. Poi top 5, metto questo coso qua, ovviamente. Poi top 10 ci pensiamo, perché io adoro Hume, ma poi ci sono altri autori. A me Agostino piace tantissimo, ci sono delle pagine di Agostino che reputo veramente, no? Dei pilastri, il tema del libero arbitrio, il tema del male. Va bene, va bene. Allora, Alessandro, innanzitutto dico, anche chi sta ascoltando, che io e Alessandro abbiamo già fatto una collaborazione, lo scorso anno ho fatto per il gruppo Core, se vi chiedo che cos'è, per il gruppo Core, che è un gruppo di studio, anche di ricerca, di filosofia, di cui Alessandro Galvan fa parte, ho dato un piccolo video su Epicuro, poi sono andato a Tortona, vero? Sono venuto a tenere una lezione in piazza, molto partecipata, bellissima. Adesso collaboreremo anche con le nostre due classi, faremo un progetto insieme, dunque è nata un'amicizia, per me questo innanzitutto è una cosa molto importante. E poi la sfida è, come sempre, di parlare di filosofia a un grande pubblico in maniera accessibile, e lo facciamo a partire anche da poi da una collana di filosofia di cui tu hai curato il volume, appunto, Leggere Spinoza. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è il gruppo Cora di cui fai parte? Sì, il gruppo Cora è un'associazione culturale che è nata ormai 24 anni fa, perché parliamo del 1998. Un gruppo di neolaureati, allora quasi tutti all'Università di Pavia, che hanno pensato di collaborare per realizzare inizialmente un convegno. Eravamo nell'Oltrepò Pavese nell'estate del 98, e da lì la cosa cominciò a piacerci, a intrigarci, a interessarci, e costituimmo un'associazione che è ancora attiva, direi più che mai oggi, e che organizza cicli di incontri, conferenze, presentazioni di libri, eppure anche una collana di guide alla lettura di classici della filosofia. È molto bello questo lavoro. Volumi, adesso ne faccio vedere alcuni. E tra l'altro tu insegni al Liceo Galilei di Voghera, e con questa associazione fai più che mai l'uso pubblico, esercizio di uso pubblico della filosofia. Allora, solo per dire alcuni titoli, Telmo Pievani, Leggere l'origine della specie, una bella collana che mi ricorda anche un po' quella, no, che c'era della Terza, l'altra della Mursia, delle guide che accompagnano in questo caso Telmo Pievani alla lettura di Darwin. Daniele Albasini con Leggere il saggio, okay, sulla libertà di John Stuart Mill. E poi ancora Matteo Canevari, giusto? Canevari è un classico. Leggere la genealogia della morale di Nietzsche, va bene? E poi ancora Leggere l'universale singolare di Sartre di Florinda Cambria. Cambria, accento, ma va due benissimo. Due su due era già difficile, posso ancora farcela. Poi Anna Maria Locke, ok? Perfetto. Leggere il discorso sull'origine della disuguaglianza di Rousseau, e poi Il visibile e l'invisibile di Merleau-Ponty di Luca Vanzago. E poi c'è il tuo, Leggere Spinoza di Alessandro Galvan. E da lì partiamo, vedete questa bella veramente collana che io ho avuto anche da te in omaggio, e ho già iniziato tra l'altro a lavorare subito su un testo che adoro, che è Il discorso di disuguaglianza. Poi ci sono ancora altri testi, perché c'è Il simposio di Platone, anche, sono tanti, dunque andate a cercare edizione Ibis, una guida alla lettura. Però ha una caratteristica questa collana, non è una guida alla lettura, mi potete dire, pedante, è una guida alla lettura ritmata. E tu Spinoza perché? Perché sei un amante, uno studioso di Spinoza, vero? Sì, arrivo da lì, mi sono laureato su Spinoza, per me all'università fu una sorta di folgorazione, no? E da lì iniziò un percorso di studio, di ricerca, che in fondo non si è ancora concluso. E mi piace ricordare quello che diceva Cioran a proposito dei grandi autori, no? I nostri grandi autori non sono tanto quelli che abbiamo letto molto, ma quelli a cui non abbiamo mai smesso di pensare. Bello. E in fondo per me Spinoza è stato questo ed è tuttora questo. Potrei dire che è un maestro, che è un compagno di vita, che è un interlocutore quasi costante. Quindi un grande amore filosofico al quale torno spesso, anche quando mi capita poi di prendere altri percorsi, altri itinerari, perché naturalmente ognuno deve compiere i propri parricidi simbolici, no? Quindi allontanarsi dai propri autori di riferimento, anche criticarli duramente, ma poi insomma
resta qualcosa di profondo. Per me con Spinoza è sempre stato così e forse lo sarà sempre. Mi piace la tua definizione anche proprio di maestro, di compagno di viaggio, quello che io poi nella mia opera di divulgazione, perché io ripeto sempre, faccio il divulgatore, quello che io ripeto sempre nella mia opera di divulgazione. I grandi filosofi sono quelli che ti accompagnano durante anche la giornata. A volte io mi chiedo, no, come avrebbe analizzato, che è un gioco che tra l'altro non ha una correttezza filologica, non puoi portare l'autore del passato al presente, però è un gioco e i giochi arricchiscono, rendono la vita più gustosa, saporita, chissà, no? Una lettura nicciana di una partita di calcio, una lettura platonica di una situazione scolastica, cioè mi diverto perché appunto li interiorizzi, poi ognuno ha i propri autori e per te è stato appunto un maestro, ti ha folgorato. Allora io ti chiedo, fate pure domande, io poi dalla chat le estrapolo e le rivolgo, le pongo ad Alessandro. Da dove iniziare per leggere Spinoza? Col tuo testo ho sentito appunto leggere questo Spinoza. Da dove iniziare a leggere Spinoza? Allora, lo scritto è dedicato esplicitamente all'etica di Spinoza, quindi è un accompagnamento alla lettura dell'etica che, come è noto, è l'opera più complessa, più difficile, l'opera fondamentale di Spinoza. La sfida è proprio questa. Ho cercato di accompagnare il lettore attraverso alcuni nodi tematici, alcuni passaggi chiave dell'etica, di tutte e cinque le parti dell'etica, cercando di riportare dei brani anche abbastanza consistenti, ad esempio c'è quasi l'appendice alla prima parte integrale, per intenderci, e poi riportato diverse proposizioni delle cinque parti dell'etica, accompagnate da un commento che ha l'obiettivo di sciogliere un po' questi nodi, di rendere più accessibile un linguaggio che è effettivamente piuttosto aspro, piuttosto difficile, no? Complesso, anche perché, come è noto, è vero che Spinoza recupera il linguaggio della tradizione, il linguaggio della Giusto. scolastica, il linguaggio di Cartesio, però lo risemantizza, cioè dà nuovi significati a parole della tradizione. Basti pensare, per fare un esempio molto noto, al concetto di sostanza. Il Bravissimo. concetto di sostanza che è recuperato formalmente da Aristotele, ma è ben altra cosa rispetto alla sostanza di Aristotele e anche alla sostanza di Cartesio. Quindi cercare di seguire lo sviluppo tematico dell'etica, tenendo presente questo, almeno questa è la mia idea di fondo, che l'etica è un vero e proprio esercizio filosofico, l'etica di Spinoza. Cioè Condivido. seguire le tappe, seguire i passaggi, attraverso le dimostrazioni, certo aride, complesse, che ti chiedono sempre di tornare alle proposizioni precedenti per poter continuare. Ecco, fare questo lavoro significa fare un lavoro di formazione filosofica. Ecco perché secondo me l'etica va letta. È difficile, me ne rendo conto, ma se si vuole conoscere Spinoza bisogna scontrarsi con i bastioni dell'etica, come li chiamava Giorgio Colli, no? I bastioni dell'etica. Provare a Bello. entrare dalla porta con fatica, ma insomma, farsi strada, farsi largo. Pensa che Alessandro, nel percorso di filosofia nei primi anni 90, quando io mi sono laureato a Torino, c'erano dei testi di filosofia obbligatori. Oggi non è più così. Io su questo, infatti, ho delle perplessità, no? E c'era la Repubblica e la Metafisica. Prima di determinati esami, dovevi dare una sorta di preesame sull'etica, scusami, la metafisica e la Repubblica. Poi c'era ovviamente l'etica di Spinoza, va bene, c'era il discorso sul metodo di Cartesio, c'era la critica della ragion pura di Kant. Questi testi li dovevi incontrare e se ci pensi ancora oggi, li mettiamo, forse il discorso sul metodo un po' inferiore secondo me. La critica della ragion pura, l'etica, la metafisica, la repubblica, li mettiamo tra quei quattro testi dai quali bisogna passare per fare esercizio di filosofia, per iniziare un percorso di filosofia. Poi per carità, ci stanno anche le confessioni di Agostino, sono tanti nel gioco che qua come prima non finiremo mai. Però questi quattro li cominciamo a mettere lì, li cominciamo a Certo, mettere questi quattro testi, perché sono sono... molto, molto d'accordo. È chiaro che ci sono anche altre vie, ad esempio per affrontare Spinoza si potrebbe cominciare in modo insolito dall'epistolario, dalla raccolta delle lettere ai suoi corrispondenti.
è un buon modo per toccare alcuni punti, però è chiaro che in questo modo non si riesce ad accedere a quella visione d'insieme che poi è la vera forza, no, della visione spinoziana, questa capacità di cogliere l'intero, no, e di vederlo anche nelle sue articolazioni. Ecco perché dicevo, bisogna fare un po' di fatica con l'etica, però davvero è uno di quei libri che possono cambiarti la vita. Non ce ne Sì. sono tantissimi, credo. Ecco, io penso che l'etica sia uno di questi libri, uno tra i libri che possono veramente trasformare il tuo modo di vedere le cose. Per me è stato così. Bello, bello. Tra l'altro io poi appena uscirà sarò curioso di sentire, io ho fatto un prossimo libro che esce a febbraio, sempre nella mia opera di divulgazione, un libro su pensatori coraggiosi, e un capitolo dedicato a Spinoza, che poi in realtà d'indole era moderato Spinoza, e lo racconto nel libro, e ho romanzato, come ho fatto per l'altro libro, una prima parte in cui racconto il giorno della scomunica, lo faccio alzare al mattino, gli faccio percorrere le vie di Amsterdam, lo faccio arrivare, di fatto in sinagoga, l'incontro con il rabbino, la scomunica, per poi presentare un po' il caposaldo del pensiero. Mi sono molto concentrato sulla critica alla Bibbia, adesso ti faccio vedere, perché quello rimane un elemento centrale, la critica all'antropomorfismo, lo trovo, sì, è vero che già altri l'avevano detto, ma non con la lucidità, la nettezza con cui l'ha detto lui. Poi chiaramente questa idea nuova di sostanza, il Deus sive natura, sono quello poi di sentire, detto che è un'opera divulgativa, anche emozionante, perché l'ho fatto andare con un amico verso la sinagoga, un amico che alla fine quasi gli sta per consigliare di quasi, dai, fai un passo indietro, no? Lui aveva già perso il padre e la madre, cioè alla fine era in una condizione tale per cui lui avrebbe potuto fare, era talmente brillante, lui poteva fare carriera dentro il mondo ebraico. Se lui E avesse scelto una certa via. alcuni ci speravano, alcuni avevano investito molto su di lui. In Bravo, lo dico con particolare, già. sì, i due rabbini più rilevanti della comunità ebraica, cioè Saul Levi Morteira e Menasse Ben Israel, che sono stati i suoi maestri, puntavano molto su Spinoza e ritenevano che avesse tutte le carte in regola per poter diventare un rabbino. E gli faccio Evidentemente non la pensava dialogare così. proprio con Mordecai, e gli faccio dire appunto, no, come mi deludi, no? Che sciocchezze vai dicendo, ti stai. A voi veramente, attendo poi la tua benevola o malevola, no, scherzo, recensione, è un modo per avvicinare chiaramente i giovani lettori, soprattutto quelli che non conosco. Pensa che ho osato mettere nel libro addirittura Kant tra i pensatori coraggiosi, anche lì un uomo di indole molto più moderata di Spinoza, perché gli altri sono dei fiumi in piena, per questo libro ci sono Marx, ci sono i pazzi, ci sono personaggi che hanno chiaramente un carattere molto fumantino anche, però oggi se ci ripensi la pace perpetua è figlia di un uomo coraggioso. Perché in un'epoca dove la guerra tra stati è una costante, avere la lucidità di criticarla in quel modo è veramente Sì, importante. certo, e direi che tanto Kant quanto Spinoza fanno della moderazione il loro punto di forza, perché sono due figure estremamente moderate, quasi mai si scompongono. A Spinoza capita, a quanto ne sappiamo almeno, in un'occasione, in una lettera che scrive a un giovane, un 24enne che si era trasferito dall'Olanda in Italia, a Roma, si era convertito al cattolicesimo. E questo giovane gli scrive dicendo: insomma, le tue opere sono un disastro, no? Le tue opere sono pericolose, sono atee, blasfeme, eccetera, eccetera. Devi convertirti, altrimenti la tua anima sarà dannata. Possiamo immaginarci il resto. Certo. E Spinoza inizialmente non risponde. Poi va il padre di questo giovane da Spinoza e dice: senti, mio figlio ha perso la testa, è andato a Roma, si è convertito al cattolicesimo, va in giro a piedi nudi per strada, non è più se stesso, scrivigli qualcosa. Ecco, quando gli scrive Spinoza usa dei toni piuttosto duri, piuttosto severi, che di solito non ritroviamo negli altri scritti e nelle altre lettere, ma perché Spinoza era estremamente fermo nel condannare la visione superstiziosa della religione, di cui, Già. secondo lui, questo giovane era diventato completamente prigioniero, era completamente infatuato, no? Era diventato una sorta di fanatico religioso, indipendentemente dal fatto che fosse cattolico, protestante o di altra fede.
E quindi le parole che usa Spinoza sono parole veramente durissime, e dice a un certo punto: tu giovane credi di avere, di contenere nei tuoi intestini la divinità, riferendosi all'Eucarestia, no? Il Dio che viene mangiato e contenuto dentro il corpo. Dice: questa è superstizione assoluta. Tu e tutti i tuoi riti, sei prigioniero di questa superstizione intollerabile. Ma per il resto Spinoza è estremamente calmo, è Sì, estremamente sereno, disteso, no? Anche nel rifiutare alcuni incarichi che gli vengono proposti. C'è, cioè, ad esempio, l'episodio celebre della proposta di insegnamento di una cattedra all'Università di Heidelberg, che allora era una delle università più prestigiose d'Europa. Quando lo invitano, gli dicono: saremmo contenti se tu venissi, però non devi turbare la pubblica pace, non devi combinare dei guai, insomma. E lui declina molto elegantemente: se avessi voluto insegnare, avrei scelto la vostra università, ma preferisco dedicarmi alla verità, alla ricerca della Come verità. le, guarda, che eleganza. Siamo arrivati, Alessandro, a una big question molto specifica. Il pubblico di Barba Simposio è sempre molto, molto di qualità. Qualunque pubblico è rispettoso e più che mai di qualità. Però voglio sottolineare come ci siamo proprio degli anche appassionati che vogliono entrare nello specifico. La domanda è molto specifica. Il dio di Spinoza non assomiglia a quello di Plotino e io colgo l'occasione, allora, nel frattempo, essendo siamo 170 persone, colgo l'occasione per farti una domanda. Introducici al dio di Spinoza, perché comunque l'accusa di ateismo è un macigno su Spinoza e sappiamo che formalmente, tecnicamente, anche poi filosoficamente, ateo non è, però è chiaramente il suo dio che si scioglie poi in un ordine matematico e geometrico. È un Dio che è come se non ci fosse. Allora, la questione di che cosa è Dio per Spinoza è in questa domanda che ti faccio, poi anche i riferimenti che ci chiede Marco sul Dio plotiniano. Sì, allora la questione ovviamente è enorme, va da sé, perché stiamo per entrare direttamente nel cuore della questione, no? Dio, cioè la sostanza infinita costituita da infiniti attributi, dotata di un'infinita realtà, cioè potremmo anche dire, anche se le parole non sono di Spinoza, il mondo, tutto ciò che è, la realtà nella sua complessità, nella sua infinita ricchezza. È chiaro, non è un Dio persona, non è un Dio persona, non è paragonabile, riconducibile a nessuna divinità di nessuna religione positiva. Non è un Dio dotato di volontà e intelletto. Questo è fondamentale, perché dal demiurgo di Platone c'è questo Dio che vuole alla fine plasmare, c'è l'elemento volontà. Il Platone offre un assist poi al futuro cristianesimo. Hai detto bene, non c'è volontà, non c'è bene, bene. Non c'è volontà, non c'è intelletto, non c'è nessuna trascendenza, cioè Dio non è al di là del mondo, non è al di là delle cose, non è in un'altra dimensione, non potrebbe esserci un'altra dimensione se Dio è tutto ciò che è. Quindi Dio è la sua potenza produttiva. Questa è, ecco, Bellissimo. forse questa affermazione potrebbe, non dico sorprendere, però dire qualcosa di nuovo. Perché è un po' sottostimata una proposizione dell'etica in cui si dice che la potenza di Dio è la sua stessa essenza. Cioè Dio non è nulla di statico. Dio è il suo produrre, Dio è la vita stessa nelle sue infinite manifestazioni. Io qua Alessandro continuo a dire. Non lo ha letto perché è uno zuccone, non l'ha capito. Però quanto è nicciana questa frase? Quanto è Profondamente nicciana? nicciana. Quanto è nicciana? Guarda, Nietzsche aveva non lo sai benissimo, un grandissimo difetto, era straordinario, naturalmente, va da sé, ma aveva un grandissimo difetto: si innamorava talvolta di alcuni filosofi e poi, quando provava a leggerli, spesso, urtando contro la resistenza del testo, si smarcava, si staccava o addirittura attaccava i filosofi stessi. Ecco, il caso di Spinoza, secondo me, è esemplare. Perché Nietzsche, in una cartolina dell'inizio degli anni Ottanta, lui stava scrivendo La Gaia Scienza,
dice: ho trovato finalmente un precursore. Sì, No? bravo, Ho trovato sì. un precursore, Spinoza. Ed elenca una serie di punti che adesso non ricordiamo, e lui dice: io sono d'accordo su questo, 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 questo e questo. Perché? Perché lo dice? Perché aveva letto una monografia scritta su Spinoza da uno storico tedesco che si chiamava Kuno Fischer. Invaghitosi di Spinoza, legge Spinoza stesso, prova a leggere l'Etica. La trova respingente e Sì. comincia ad attaccarlo molto duramente, arrivando a dire: non c'è una goccia di sangue in quell'amore intellettuale di Dio di cui parla Sì, sì, Spinoza, sì. no? Ah, perché se ci pensi, la Nascesa. scrittura di Spinoza è agli antipodi della Certo, scrittura di Nietzsche. non c'è dubbio. Tanto è chiaramente trattato, sistematica, di correlazioni, quanto è un fiume in piena. E non è un caso che i Certo. ragazzi dice, perché lo aprono sempre di meno, però a volte si lasciano trasportare Spinoza e respingente. Anche qui Nietzsche ha colto il senso, della Sì, difficoltà. certo. E d'altra parte sappiamo benissimo che si può restare profondamente toccati o incantati da alcuni aforismi di Nietzsche e che con Spinoza dobbiamo davvero lavorare, no? Lavorare duramente per provare a cavar fuori qualcosa. E tra l'altro vorrei aggiungere una cosa su questo. L'etica, anche questo di particolare, si apre svolgendosi, si apre. Si arricchisce svolgendosi. Questo è un altro aspetto che secondo me vale la pena sottolineare. Spesso si dice Spinoza procede in modo deduttivo. È vero, l'etica è un'opera che si articola deduttivamente, però attenzione, non è davvero come un trattato di geometria in cui le conseguenze vengono ricavate dalle premesse senza che si arricchisca il discorso. Perché nell'etica di Spinoza gioca continuamente il riferimento all'esperienza del lettore. Cioè, come se Esatto. Spinoza dicesse: io ti deduco queste cose, mentre te le sto deducendo, ti invito a fare i conti con la tua esperienza della realtà. E la tua esperienza della realtà riempie di contenuto le cose che io sto dicendo. Quindi il Dio che noi troviamo alla fine dell'etica, certo, è ricavato deduttivamente per via Certo. logico-razionale, ma è ben altra cosa, cioè è molto più ricco rispetto a quelle definizioni aride che troviamo all'inizio e di fronte alle quali spesso ci arrestiamo tutti, no? Perché è davvero faticoso. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Qualcuno ha scritto che vedendomi così eccitato è tutto molto divertente. Va È la bene, va forza di bene. Spinoza, è la E forza l'amor di di Spinoza, poi ho Spinoza. messo un combo Spinoza e Nietzsche, mi sono un attimino esaltato. Dunque, la critica all'antropomorfismo, no, è sicuramente uno dei punti, no, da cui partire per leggere Spinoza, l'assenza di volontà, di intelletto, questo panteismo, però attenzione, panteismo, panenteismo, cioè qual è la definizione migliore per definire questo Sì. Dio tutto di Spinoza? Sì, in effetti la mia risposta è rimasta incompleta e l'ascoltatore chiedeva anche un riferimento a Plotino e adesso vediamo se Vai, vai, riusciamo a sì, vai, arrivarci. recuperiamo. Recuperiamo. Allora, intanto perfettamente d'accordo con te nell'imbarazzo a definire Spinoza ateo. È vero che è stato letto così da tanti, anche da tanti contemporanei, ad esempio Steven Nadler dice chiaramente: per me è ateo, semplicemente ateo. Certo, ateo. Ecco, Spinoza si è sempre difeso, non soltanto per salvare la pelle, ecco, per rischiare di non, dall'accusa di ateismo, ma perché credo, per una ragione più profonda, lui divinizzava il mondo. E chi divinizza il mondo non è ateo. Bravo, Non è bravo, ateo. condivido, condivido, Allora, perché c'è una certo. sacralità in quel mondo. Cioè, si sente il respiro del sacro, si sente, diciamo, l'afflato religioso che non ha nulla a che fare con le religioni positive, che attraversa tutta l'etica, l'attraversa da cima a fondo, e addirittura si manifesta in modo eclatante nella quinta parte, nella parte conclusiva. Eh già, eh già. Questo si vede benissimo. Panteismo, panenteismo, secondo me funzionano entrambe. Anche Secondo me secondo me. funzionano entrambe. Con un piccolo accorgimento, panteismo, Dio è tutto, Dio è tutto, tutto è Dio.
Attenzione a non considerare Dio come la totalità, cioè come la somma delle cose, perché non arriveremo mai a Dio semplicemente sommando le cose finite. Cioè Dio per Spinoza si può comprendere soltanto partendo dal concetto, dalla catena logico-deduttiva, quindi dalla sua stessa natura e non sommando le infinite cose che cadono sotto i nostri sensi. E l'altro termine, panenteismo. Sottile, no? Tutto è in Dio, pan enteos, tutto è in Dio. Sì, ma non nel senso che Dio sia come un grande contenitore. Tutto è in Dio esattamente nel senso in cui Spinoza dice tutto ciò che è in Dio, cioè ha in Dio il proprio fondamento di È quello. esistenza. Senza Dio non potrebbe esserci nulla. Perché dalla sostanza, gli attributi e i modi sono in Dio. Esattamente, E esattamente. dunque quello vuol dire che Dio è e Bello, allora vuol bello dire che questo Dio perché. è nell'albero, certamente, vuol dire perché l'albero è una produzione, diciamo, potenza produttiva di Dio. Sì, esattamente così. Tutto è in Dio e tutto è Dio. E Dio è tutto. E Quindi c'è Plotino? un'assoluta identità. Plotino, e in Plotino c'è la questione della trascendenza. È Nel quello. senso che l'uno è l'assolutamente trascendente, l'assolutamente semplice. Io credo che il grande problema in tutti questi tentativi, che pure sono stati fatti, è di avvicinare la prospettiva neoplatonica, in particolare quella di Plotino, di Proclo, a Spinoza, stia in questo, no? La Sì. trascendenza assoluta che è altro in qualche modo Che rispetto alle altro, è sue altro. emanazioni, no? Perché il modo delle Cioè, idee di Platone era comunque altro, poi Platone cerca di avvicinarlo in tutti i tentativi di avvicinare i due mondi, però Plotino ce lo racconta lui nell'Enneadi, cioè lui con un'esperienza mistica arrivato all'uno, ci racconta questa cosa, vabbè, prendiamola tanto, però esperienza mistica vuol dire al di là, e al di là del il corpo è in Dio. Cioè, non in Spinoza, non devi andare al di là di questo certo. mondo per cogliere la sostanza di Dio. Dunque, Perfetto, Matteo, perfetto, perché la questione della corporeità è decisiva è e già. Spinoza, per Spinoza corpo e pensiero sono due modi, meglio, estensione e pensiero sono due Sì, attributi, corpo e stupendo, mente sono stupendo. modi della natura di Dio, quindi hanno lo stesso grado di perfezione, non c'è nessuno sbilanciamento spiritualistico in Spinoza. E Nessuno sbilanciamento per questo spiritualistico. lo amiamo in parte, perché rispetto a Yes. tutti gli altri. Qualcuno ci ricorda una cosa che è un classico, anche quando sono appunto in classe lo faccio notare, o i miei allievi lo fanno notare. È Giordano Bruno. Ma ricordo Giordano Bruno, però è vero che Spinoza, questo Bruno, tutto sommato, non è che ci siamo testimonianze, lo conosce, lo ha letto, boh, dici tu che sei Allora, esperto. quello che noi sappiamo che al di là dei tentativi di Giovanni Gentile e di altri di Ecco. ricondurre Spinoza a Giordano Bruno, anche per ovvie ragioni che adesso qui non è il caso di toccare, ma che qualcuno può immaginare, no? Ricondurre la grande filosofia moderna a qualche italiano che nel Rinascimento, Che ingentile c'è ok, proprio, perfetto. certo. Ecco, al di là di questo, noi non abbiamo nessun riferimento esplicito a Bruno. Anche nella biblioteca di Spinoza, che comprendeva circa 160 volumi, non ci sono le opere di Bruno, ci sono le opere di Machiavelli, per esempio, per parlare di un altro grande italiano, ci sono le opere di Petrarca persino, ma non ci sono le opere di Bruno. E al di là di una certa assonanza, di una certa aria di famiglia che secondo me c'è, io credo che i due si siano, diciamo, avventurati nella filosofia lungo strade diverse, molto, molto Sì, ma diverse, linguaggi comunque, diversi, mondi diversi. Alessandro, rompe con Cartesio, ma Spinoza è dentro il razionalismo moderno europeo. Bruno, no, Bruno, no, Bruno, no. Cioè, Bruno non è, no. Il Sì, sì, razionalismo è sì, sì. lontano da Bruno. Comunque, Guarda, lui c'è suo è il mondo proprio. spirituale magico, cioè, poi lo sottovalutiamo, ma in Bruno la magia conta.
Non c'è nulla di magico per Spinoza, cioè c'è questa diversa. Che poi ci sia questo Dio, un universo infinito, che richiama e che ne fa anche due avversari poi degli autoritarismi, delle guerre, perché poi hanno dei punti d'arrivo, d'approdo però molto forti, molto simili, però i punti di partenza sono proprio diversi, proprio diversi. Sì, sì, e poi c'è, come dicevo, una soglia al di qua o al di là della quale cambia tutto, e questa soglia si chiama Cartesio. Cartesio è la soglia della modernità. Quindi prima di Cartesio c'è il grandissimo Giordano Bruno, ben inteso, che però davvero appartiene ad un mondo diverso rispetto a quello della razionalità. Sì. Cartesio, con tutte le sue grandezze, i suoi grandi anche chiaramente limiti, perché vuol dire, la sua cartesiana che si è affermato, che ha vinto, ed è anche la nostra in questo momento, perché il nostro StreamYard, la nostra epoca digitale, l'informatica è figlia della svolta cartesiana, vero Alessandro? Dunque è un vincente, sta vincente a tutti i limiti interni di una razionalizzazione del mondo che comunque è fortissima, sembrerebbe più forte quella di Spinoza. Spinoza in realtà poi ci mette dentro quell'aspetto, no? Poi ci arriviamo, il conatus, questa che non c'è in Cartesio proprio. Cioè Cartesio è convinto che il corpo sia il limite, cioè, per Cartesio il corpo è il limite, non ci fosse la resistenza, la res cogita sarebbe onnipotente. O mi sbaglio, sì, Alessandro? Sì, 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 no, è proprio così. E tra l'altro, come è noto, Cartesio è prigioniero del suo stesso dualismo, cioè secondo Cartesio la realtà è costituita da due sostanze distinte, non due attributi, ma due sostanze distinte, che sono appunto la res cogitans, quindi il pensiero, e la res extensa, cioè l'estensione, i corpi. E c'è rapporto tra mente e corpo, nel senso che l'una agisce sull'altra. Il problema è come fa, come diavolo fa la mente ad agire sul corpo se non è corporea essa stessa, come fa il corpo ad agire sulla mente se non è spirituale, mentale. Risposta di Cartesio arcinota: c'è una ghiandola nel cervello, la ghiandola pineale che mette in relazione corpo e mente, eccetera, eccetera. Bene, il nostro Spinoza, visto che di lui stiamo parlando, in un passaggio noto dell'Etica dice: la ghiandola pineale di Cartesio è l'ipotesi più occulta di ogni qualità occulta, cioè il grande mistero che in realtà non spiega nulla, no? Sposta soltanto il problema. Cioè noi non siamo fatti di mente più corpo, noi siamo una entità che può essere considerata come mente o come corpo, ma siamo un'entità, siamo ontologicamente unitari, per dire così. L'idea di Cartesio è quella del calcolatore, cioè a un certo punto metti il calcolatore, lo metti dentro la nostra testa e funzionerebbe guidandoci. Forse però anticipa la robotica Cartesio, capisci? Sì, sì, quello sì. Direi proprio di sì, l'apertura è proprio perché tu metti un hard disk e poi di conseguenza funziona il tutto. Massimo Giacomini, la chiedo a te perché credo, esperto di tu, Sandro, siamo oltre 200, ti dico solo questo: al termine di tutta la vostra discussione mi fareste uno splendido regalo se voleste dirmi la vostra sull'episodio e sul significato del mantello di Spinoza con l'acerazione della coltellata. Lui va avanti che il suo professore gliela raccontava sempre questo episodio, ma lasciandolo un po' in sospeso. Sì, lo lasceremo anche noi in sospeso per la semplice ragione che non abbiamo molte informazioni su questo episodio, che è raccontato da uno dei primi biografi di Spinoza, contemporaneo di Baruch Spinoza, e ci racconta che all'uscita, lui dice, da teatro o forse dalla sinagoga, io direi più probabilmente dal teatro perché era stato appena cacciato e scomunicato nel 1956, quindi non c'è più questa uscita dalla sinagoga non l'ho mai capita, secondo me usciva da qualche parte, usciva dal teatro, non dalla sinagoga. Pare che un fanatico lo abbia aggredito e con un coltello abbia lacerato il suo mantello. E in seguito a questo episodio pare che Spinoza abbia lasciato la città di Amsterdam e si sia trasferito in altre località, prima a Rheinsburg, poi a Vorburg e poi finalmente a L'Aia, dove sarebbe
morto nel 1677. Però ecco, questo episodio in sé certo ha qualcosa di evocativo, qualcosa di suggestivo, però purtroppo dobbiamo fermarci, credo, molto presto, perché non possiamo dire molto di L'ipotesi più. L'ipotesi del fanatico comunque è una di quelle tra le più plausibili, però effettivamente tutto avvolto nel mistero. E sì, in chat stanno discutendo, dicendo vabbè, effettivamente poi tra Bruno e Spinola ci sono molte differenze, intanto eccetera, Matteo, eccetera. Visto che è un barba simposio, io bravo. Cos'è di buono? Vale la pena. Cos'è ma è una buono? Barbera dei Colli Tortonesi. Una barbera dei Colli Tortonesi. Un po' di pubblicità al nostro territorio che produce vini splendidi. Un po' tutti sì. Piemonti, e quando sono da te, però... infatti, ho bevuto del buonissimo vino. Sai che il mio preferito sono la Barbera e la Bonarda, sono i miei due vini preferiti. La Bonarda e il Barbera. La salute di tutti. Prosit, assolutamente, assolutamente. Allora, bene, siamo più o meno quasi oltre la metà. Procediamo, abbiamo parlato appunto di Dio, abbiamo parlato del tema dell'antropomorfismo, il rapporto con Bruno, che non c'è, ma ci sono delle continuità e delle rotture, recupero di Plotino e di Platone, anche qua con le dovute differenze. Andiamo un po' alla sfera, no? Che poi è quella... che dà il sottotitolo all'opera, ordine geometrica demonstrata, però etica, c'è un'etica, non Dio, il titolo non ha Dio nel titolo, neanche sostanza, ma il titolo è etica, perché? È molto bene ricordarlo, il cuore dell'etica è la parte terza, bravo, che funziona da colonna portante, no? È ovvio che c'è bisogno di partire dai fondamenti, dalla sostanza, dalla struttura, per così dire, metafisica della realtà, tutta immanente peraltro, ma è la parte terza, il vero perno dell'opera, che prende una strada tra le tante possibili. Spinoza lo dice a un certo punto, io non dedurrò tutto quello che si può dedurre dalle prime definizioni, dalle assiomi, eccetera, ma soltanto quello che potrà condurci verso, potremmo dire, la vita buona, lui la chiama la beatitudine, la felicità, insomma la piena soddisfazione di sé. E per fare questo bisogna conoscere gli affetti. Gli affetti. Cosa sono gli affetti? Anche qui problema di traduzione, no? Affectus latino. Ma noi possiamo tradurlo forse con una certa libertà, ma per intenderci, con emozioni, moti dell'animo, no? Gli affetti stessi, se vogliamo, il mondo delle passioni. Con questa avvertenza, Spinoza chiama esplicitamente passioni quegli affetti che noi subiamo, esatto. Che noi subiamo, cioè che ci travolgono, che ci rattristano, che limitano la nostra capacità di agire, che non abbiamo cercato, non abbiamo voluto, non abbiamo coltivato. Ecco, tutto questo è il mondo delle passioni. E poi c'è la possibilità di trasformare questo mondo delle passioni in affetti attivi, in emozioni attive, attraverso la consapevolezza, attraverso la conoscenza, attraverso lo sguardo lucido, attraverso la capacità di rendere attivo ciò che altrimenti sarebbe semplicemente subito. Quindi noi siamo causa attiva, noi siamo causa adeguata, come dice Spinoza, quando siamo la causa di ciò che ci accade. Causa adeguata, di che adeguata. Causata vuol dire che comunque siamo anche la prima causa. Sì, siamo la causa che può spiegare quello che sta accadendo. Okay. Senza mai dimenticare che noi siamo una parte della natura. Una parte, certo. Una parte della natura. E che non potremo mai vivere senza essere affectibus obnoxi, cioè attraversati dalle passioni. Colpiti dalle passioni, toccati dalle passioni, noi non siamo Dio, ecco, nessuno di noi è Dio, noi siamo delle cose finite che sempre subiscono degli affetti passivi. Non è possibile vivere senza affetti passivi, però è possibile vivere riducendo al minimo gli affetti passivi e coltivando invece quel conatus a cui tu ti riferivi prima, no? Quello sforzo, quel desiderio di autoaffermazione, nel quale risiede l'autentica possibilità di liberazione.
Perché la vera essenza dell'uomo, dice Spinoza, non è la razionalità, che pure è importantissima, è il desiderio. Il È il desiderio. desiderio, il Qua desiderio veramente c'è un singolare. anticipo di Schopenhauer, di Nietzsche, di Freud. Guarda che è moderno, è terribilmente moderno. Sì, terribilmente moderno, perché la questione del desiderio è veramente decisiva, la riprenderà persino Jacques Lacan, che a modo suo è Vero. stato un lettore di Spinoza, aveva su una parete una specie di mappa generale dell'etica con tutte le proposizioni, penso se la fosse disegnata lui, e quindi tornava spesso a Spinoza, ma tutta la psicoanalisi è debitrice nei confronti di Spinoza. Freud non Sì, ammetteva volentieri i suoi debiti. Però mai. è chiaro che Ma Freud glielo veramente in questo concedeva. vuol sempre essere il si passa come il primo che ha detto le cose, vabbè. Sì, Ok, gli vogliamo bene comunque, nonostante queste è un cose, nonostante il suo tratto maschilismo. tipico, caratteristico, certo. Però lo aveva letto, come ha letto Platone, come ha letto Nietzsche, come ha letto Schopenhauer. Freud conosceva tutti questi autori, o perlomeno era in grado di cogliere in questi autori quello che gli serviva per elaborare la sua teoria. Quindi era molto bravo a fare questo tipo di operazioni, no? Sì. Era sicuramente geniale. Ecco, quindi diciamo il conatus, no? Il conatus, il desiderio, la spinta di autoaffermazione, che è una spinta espansiva. Anche qui è un punto, secondo me, importante. Mai Spinoza parla del desiderio come un semplice desiderio di autoconservazione. Non è mai semplicemente un desiderio di restare dove si è, fare quello che si sta facendo, essere come si è. È sempre un desiderio che spinge verso una transizio, dice lui, no? Un passaggio ad una maggiore perfezione. Pensare alla vita come ad un percorso di continuo autoperfezionamento. È quello, Questo è è il desiderio di bellissimo, è Spinoza. bellissimo, è bellissimo. Questo è il desiderio di Spinoza. C'è Quindi l'idea allargare gli del orizzonti. perfezionamento che è chiaramente un tendere, è una tensione, è un costante, no? Proprio cammino, che fa i conti chiaramente con quelli che sono gli affetti, che sono Certo. delle potenze, no? Dentro di noi sono delle potenze, perché ci Esattamente. dominano. Questo è un aspetto su cui lui ha il coraggio di, anche qua, di rompere un po' la tradizione cartesiana, secondo la quale, alla fine, anche qui, Alessandro, con forza di volontà e con un buon esercizio della ragione, secondo Cartesio, la res cogita vince gli affetti. È così? È Sì, per Cartesio sì, per Spinoza no. quello, altro di Esatto. pace. Esatto, proprio così. Per Spinoza no, perché un affetto può essere vinto soltanto da un altro affetto più forte di quello precedente. Non è mai la ragione in quanto tale a poter vincere gli affetti, ma lo sappiamo tutti per esperienza, non bisogna neanche aver letto l'Etica di Spinoza, lo sappiamo che se siamo rosi dall'invidia, lo Bravo. sappiamo che se siamo impauriti, siamo adirati, non è la ragione raziocinante che può tenere a bada questi affetti. L'unica via possibile, secondo Spinoza, è quella di una trasformazione complessiva del nostro atteggiamento rispetto alla vita, del nostro modo di intendere le cose, della nostra postura etica, appunto. Quello davvero trasforma ciò che siamo e quello apre delle prospettive nuove, ma significa trasfigurare il mondo degli affetti, fare un lavoro su di sé. Alessandro, quando sei in preda, lo vedo io con i miei figli, con i miei studenti, anche tu, quando sei in preda agli affetti, tu ti puoi mettere lì e dici quella frase, senti, fermati, ragioniamo. Non funziona, poi ci proviamo, Certo. calmati, ragioniamo, ma deve Poi. essere passato quell'affetto lì. Se quell'affetto è predominante, non c'è nessuno spazio di agibilità per la razionalità. Due interventi belli, uno sugli stoici, saremmo arrivati, te lo pongo dopo. Valentina Chiarle, che nel frattempo abbraccio e saluto, penso che nel tempo che stiamo vivendo sia salvifico essere un'entità connessa al mondo che abitiamo, considerando il mondo sacro, un prolungamento anche in termini ecologici, chi inquinerebbe se stesso. Ed è uno dei temi della mia presentazione di Spinoza che tratterò oggi, lo spinosismo sarebbe più che mai ambientalismo. Certo, sarebbe più che mai ambientalismo e avrebbe una particolare cura e attenzione nei confronti del cosmo come totalità.
Chiaro, va da sé che al tempo di Spinoza questo problema non c'era, con Ovvio. Schelling, Marx, va da sé, però sulla base dello spinozismo si può radicare una coscienza ecologica ambientalista all'altezza dei nostri tempi, direi decisamente all'altezza dei nostri tempi. Spinoza ci Infatti, i aiuta anche in questo. classici vanno interrogati anche per il presente. Loro solo noi li interroghiamo, che non vuol dire che loro vivono il nostro tempo. Noi, e qui per chi sta ascoltandomi, sto facendo Gadamer, nient'altro che Gadamer. Cioè, alla fine l'ermeneutica è questa cosa qua. Cioè, c'è un gioco, il gioco Gadamer, attraverso il quale noi comunque diamo vita anche agli autori, non solo gli autori, ma magari parlerebbe di un monumento, di uno scritto, non di qualunque cosa. Noi diamo una validità, una valenza a partire dal nostro mondo. Noi interroghiamo l'autore, il pensiero, lo scritto e lo riportiamo nel nostro tempo, sapendo che non è il suo tempo, ma diventa il suo tempo per noi. Siamo noi che lo portiamo dentro il suo tempo. E dunque oggi. Esattamente, esattamente. Al tempo stesso dobbiamo essere anche capaci noi di lasciarci interrogare dai classici. Bravo, è il Quindi direi secondo che la aspetto. cosa è reciproca, no? Verissimo quello che tu dici, porre le domande giuste, non avere il timore talvolta anche di forzare, perché i classici sono talmente ricchi e potenti che si prestano a queste forzature e le sopportano, eh? Anzi, sopravvivono spesso Mi attraverso le piace questa cosa qua. forzature che gli interpreti fanno. Però dall'altra parte dobbiamo noi provare a metterci, a portarci all'altezza di questi classici, no? Vale per tutte le grandi opere, per tutti i grandi scritti, per tutti i grandi autori. Dobbiamo porci in una posizione di ascolto, di attenta lettura. Per cui, ecco, per richiamare il titolo della nostra collana, leggere questo, leggere quest'altro, bisogna imparare a leggere. Dobbiamo imparare a leggere, non è scontato leggere, non impariamo in prima elementare a leggere, in prima elementare cominciamo a leggere, no? E lo sappiamo benissimo, noi abbiamo a che fare con ragazzi giovani, ma non soltanto, la lettura è un esercizio molto complesso, molto Molto complesso. complesso, soprattutto poi la lettura dei classici che oggi si faticano comunque a leggere. Non dimentichiamoci mai che comunque i classici sono letti comunque poi da una minoranza, perché anche qua a scuola, noi lo sappiamo, si studiano molti classici, non si leggono, perché sempre meno ragazzi leggono i testi degli autori che studiano. E questo è il grande altro tema, no? Certo, Gigantesco questo apre un'altra questione enorme. Sì, nella misura in cui è possibile, io ci provo. Soprattutto è un esercizio che mi piace molto fare, divago un attimo se mi permetti, provare a confrontarmi con i testi aurorali della filosofia, i frammenti di Eraclito, ad esempio, no? Provare a leggerli uno ad sì. uno, provare a scioglierli, a portarli un po' a interloquire con noi, e sono di una profondità, di una Sì. Io freschezza incredibile, quest'anno mi sono messo veramente. qui con la mia classe, l'ho fatto, no? Quello del mare, il mare salato per gli esseri umani è morte, per i pesci è vita. C'è tanto, c'è C'è tanto in questo tantissimo, no? frammento, Bisogna c'è saperli un po' tantissimo. ruminare, no? Per ricordare il tuo Nietzsche, bisogna saperli ruminare un po', masticare e si coglie tantissimo. Sì. Si coglie tantissimo. Allora, Michele, siamo nell'ultimo quarto d'ora, trasmissione. Michele Mimmo ci chiede, anzi afferma però, è molto stoico questo Spinoza. Gli stoici, che posto occupano gli stoici nella formazione? Io so che a un certo punto lui è un maestro che gli insegna i classici latini, i classici greci, lui esce un po' dal mondo ebraico, ma questo maestro non lo accompagna lungo un altro anche percorso filosofico. Sì, è presso questo maestro che si chiamava Van Denende, che lui studia Cartesio, impara il latino, pare che si sia dedicato anche al teatro, a recitare Al teatro, qualche commedia di Terenzio, pare, alcuni sostengono. Non sappiamo precisamente quanto conoscesse degli stoici, sappiamo che aveva nella sua biblioteca qualcosa di Seneca e qualcosa di Epitteto.
nelle sue opere non fa praticamente mai riferimento agli stoici, se non per criticarli in un punto preciso, quando dice che secondo gli stoici noi potremmo raggiungere una padronanza assoluta delle nostre passioni, mentre secondo Spinoza questo è molto problematico e certamente non è attraverso, diciamo, quell'esercizio di autodisciplina alla maniera degli stoici più severi che si può raggiungere quella che lui chiama la beatitudine o la piena soddisfazione di sé. Quindi non li cita per sostenerli. Certo, tanti interpreti hanno rilevato che insomma, l'elemento stoico è presente, Michele ha Cavolo, ragione. comunque là è una ragione che permea la natura e questo è un elemento importante perché poi alla fine la sostanza, il Deus sive natura, la sostanza che coincide con il mondo di Spinoza è razionalità comunque perché Sì, l'elemento stoico c'è sicuramente, è sotto traccia, però è traccia. presente, a diversi livelli, quello che dicevi tu, e anche io direi a livello etico, perché fatta salva quella differenza che richiamavo prima, però tutta la strategia diciamo, di autogoverno, no? Di gestione delle passioni, per quanto non sia disciplinata come avviene negli stoici, insomma, ha un sapore stoico. C'è anche in Spinoza una sorta di esercizio, no? Di esercizio continuo della propria postura etica, senza che ci siano delle tecniche precise, senza che ci siano. Nel frattempo, Alessandro, una sottoscrizione della quinta B classico del Severino, Grattoi di Voghera. Buonasera, professore, con tanto anche di abbonamento alla serata. Grazie ragazzi, perché capite Grazie, cari anche ragazzi. che quando uno va, assiste a qualcosa, poi perché Barba Simposio, Barba Sofia, è tutto sempre gratuito, ci mancherebbe, però è sempre bello vedere qualcuno capisce che si può sostenere anche tutta una serie di attività parallele che ci sono sul web, anche se non siamo Temptation Island. Ascolta, c'è un grande ancora convitato di pietra, la libertà. Che La libertà. cos'è la libertà per Spinoza? C'è sempre l'allievo che ti chiederà, ma scusi, se Certo. questo è un ordine geometrico, matematico, necessario, dove la libertà, in cosa consiste la libertà? Io direi con questo grande argomento andiamo nell'ultima parte, fate domande che io le giro ancora al professore. Allora, il tema della libertà, si potrebbe dire appunto, tutto è determinato, tutto è causato. E Spinoza però parla di libertà dappertutto, no? L'etica è attraversata da, perché è un continuo riferirsi all'uomo libero, perché questo è l'obiettivo, no? Quello di realizzare, lui dice l'uomo libero, l'uomo forte, l'uomo felice, sono tre modi diversi per indicare la stessa figura. Escludiamo subito dal nostro tavolo da gioco il libero arbitrio. Per Spinoza non esiste libero Non arbitrio. esiste libero arbitrio. Non esiste libero Quello arbitrio. Cioè, non che è il esiste. dono di Agostino, secondo Agostino, Dio ci ha donato il libero arbitrio, qua a ribadire la frattura, no? Non esiste Non libero arbitrio. c'è, non c'è, non può esserci. È addirittura una assurdità concettuale dal punto di vista di Spinoza, il libero arbitrio, perché significherebbe una situazione in cui l'essere umano non è causato da nulla, né da se stesso né da altro. Cioè, il libero arbitrio sarebbe una situazione ipotetica in cui, in assenza di cause, in assenza di ragioni interne o esterne, l'individuo, chissà come, chissà perché, decide, no? Decide sulla base di nulla, in fondo. Perché tutte le volte che noi diciamo decide sulla base di X, beh, questo X è il motivo, questo X è la causa, questo X determina che sia un elemento esterno, no? Che sia qualcuno che mi costringe o che sia io in base a quel che sono, ai miei pensieri, alle mie convinzioni. Beh, c'è sempre una ragione per cui io mi determino o sono determinato ad agire. Questo è il punto, eh? Magari lo ripeto un attimo per chiarirlo. C'è sempre una ragione per cui o io mi determino in base a ciò che sono, penso, voglio, desidero, o
oppure sono determinato da qualcos'altro. Bravo. Ma non esiste una situazione, dice Spinoza, in cui avviene una scelta senza ragione, senza causa. La causa può essere ignota, la causa può restare nell'ombra. Noi siamo consapevoli del fatto che decidiamo X o Y, ma spesso non sappiamo perché decidiamo X o Y. Ma non vuol dire che non ci sia una ragione, vuol dire semplicemente che non la conosciamo. Vuol dire che ogni cosa accade per una ragione. Questo non vuol dire che siamo delle marionette, perché non c'è un destino. E questo che alcuni confondono. Bravissimo. Non c'è un destino, non c'è un libro già scritto, non c'è un Dio che ci manovra, non c'è il manovratore. Noi siamo parte dell'infinita realtà. E in quanto parte dell'infinita realtà abbiamo la possibilità di operare delle scelte in base a ciò che siamo, a ciò che desideriamo autenticamente, oppure operiamo delle scelte che sono in qualche modo decise da altri, volute da altri, determinate da altri. Banalmente potrebbe essere l'ira che mi innesca un componente di un altro, io poi agisco in preda all'ira, ma quella è la causa del mio agire, l'ira. Innescato la magnanimità, la temperanza, la collera, la gelosia, tutto questo ha una ragione. Esatto, e quando, allora, quando io non reagirò all'offesa, no, con altrettanta ira, lo farò non perché ho deciso liberamente con il libero arbitrio di non farlo, ma perché in me prevale un altro modo di essere, di pensare, bellissimo, di agire. Prevale questo, e questo mi determina, e questo sono io, potrebbe dire Spinoza. Gesù si chiede: le persone sono come i dadi però sono, se i dadi sono lanciati da qualcuno, non è così, non è che c'è qualcuno che lancia i dadi. Eh già, non c'è nessuno che lancia i dadi, altrimenti saremmo davvero nelle mani di una volontà superiore. Ecco, Spinoza esclude radicalmente l'idea di destino, no? Destino inteso come qualcosa che è deciso da altri, che è già stabilito, che è già scritto, che fa parte di un disegno, che ci piace o non ci piace, ma questo disegno c'è. No, la realtà si fa, la realtà si costituisce, si costituisce facendosi. La potenza di Dio si esprime in mille modi. Alessandro, è un monumento dentro la storia del pensiero Spinoza, ma è lui che deve. Poi ci sono quelli che chiamano Leibniz, vabbè, no, scusate, non voglio fare poi, ma tra Leibniz e Spinoza ci sono Spinoza e Leibniz è un grande intellettuale, però è un grande matematico, lasciamogli fare il calcolo infinitesimale, ma dal punto di vista dell'impatto filosofico, dell'originalità, per me non c'è partita. Non so tu come la pepe, è inutile. Guarda, sì, mi limito a un piccolo episodio che fa intendere la questione. Nel novembre del 1676 il povero Spinoza era là, malato, e Leibniz, ambizioso com'era, decide di andare a trovarlo, ritornava dalla Francia, in Germania, passa da Spinoza, sta alcuni giorni a casa di Spinoza, sicuramente parlano di metafisica, delle questioni del mondo, possiamo immaginarci un dialogo Leibniz-Spinoza, no? È qualcosa di incredibile. Ecco, Leibniz negherà sempre di aver dialogato per giorni con Spinoza, dirà: abbiamo parlato un po' di ottica, ci siamo scambiati due opinioni, e parlerà sempre malissimo dell'ateo Spinoza, negando in fondo il suo debito profondo e anche quella tentazione mai confessata verso lo spinozismo che era molto presente in Leibniz, e che a un certo punto ammetterà con molta fatica, dicendo un po' più avanti negli anni: in quel tempo io stavo propendendo un po' verso lo spinozismo. Però non lo dice quando questo avviene, lo dice quando Spinoza è morto, quando ormai lui ha preso ben altra posizione. Ecco, per chi volesse approfondire questo parallelo, c'è un bellissimo libro che si intitola Il cortigiano e l'eretico, dove il cortigiano è ovviamente Leibniz, certo, e l'eretico è Spinoza. Di chi è? L'eretico di un certo Matthew, okay, Matteo Feltrinelli, okay, bellissimo, okay, libro biografico, ma non solo biografico, perché si entra anche nei due sistemi di pensiero, almeno in termini molto generali, e si mostra anche la diversa caratura etica di queste due figure. Bello,
Bello, bello. Allora, siamo verso la fine. Ci sono ancora due piccoli nodi, secondo me. Dal punto di vista etico, ci chiede Paolo, c'è qualche parallelismo tra l'etica e la ragion pratica? Abbastanza difficile, Sì, anche non so pochi. Matteo cosa ne pensi, ma abbastanza difficile perché sono due prospettive diverse. Totalmente diverse. Sì, Spinoza costruisce la sua etica dentro la Dentro, bravo. metafisica, dentro una visione complessiva della realtà. Per Kant si tratta di individuare delle norme razionali, degli imperativi categorici che valgano universalmente, Universalmente. ma in un ambito molto preciso, molto particolare, Sì. nessun legame con la metafisica, No, nessun no, anzi, legame con la teoria un'etica della conoscenza. umana, poi del dovere, l'accusa di Hegel è giusta, a Kant. Astratta, è un'etica astratta, un'etica del dovere astratto, perché alla fine è formale, non c'è un contenuto, e alla fine invece per Hegel c'è sempre il reale, e il reale è il contenuto, non puoi mai bypassare il contenuto reale, ed è un'etica poi dell'impegno dove la metafisica non c'è, perché quel sommo bene, quel Dio, è un postulato che lui mette come tensione Sì, esatto, dell'agire etico. Cioè, e la poi metafisica conclusivo, la tolta, conclusivo, è sì, non è conclusivo, fondativo, non è non fondativo è come fondativo. impegno. La differenza è quella cosa lì. Cioè, la metafisica è stata da Kant di fatto tolta dalla prospettiva gnoseologica, scientifica. Quella è un'etica della volontà, del dovere, molto pietismo. C'è ancora che riecheggi in questo incarico. Cioè, devi impegnarti. Ma poi il bello di Kant è, ragazzi, essere etici costa. Fatica, dolore e sforzo. Non è bere un bicchiere d'acqua essere etici. Ah, io quando parlo di Kant impazzisco. È ora che sono diversi, ma si può impazzire per autori diversi, perché parliamo di chiaramente individui eccezionali, eccezionali. No, no, è chiaro, è chiaro. Questo è veramente il bello, direi, dello studio filosofico, no? È chiaro che ciascuno ha le proprie preferenze, i propri orientamenti, però quando incontri grandi Certo. pensieri non puoi restare indifferente, sono Non grandi può. pensieri con cui bisogna misurarsi, con cui bisogna E misurarsi l'ultima continuamente. domanda, ovviamente, non può che essere annunciata anche in rete, è filosofare e spinosare. Il Sì. famoso Così, così aforismo diceva. di Hegel. E mi sembra, no, la degna conclusione di questa chiacchierata. Siamo arrivati lì. Sì. Hegel ovviamente ha una opinione altissima di Spinoza, questa affermazione lo conferma, no? O tu sei spinozista o non sei affatto filosofo, dice in un altro passo. Quindi lo Spinoza è per Hegel un riferimento straordinario, anzi direi il momento Sì. fondativo della modernità, più ancora di Cartesio dal Sì, punto di sì, vista sì, sì. di Hegel. Però Hegel vede in Spinoza l'acosmismo, cioè la negazione del mondo molteplice. Secondo Hegel, la sostanza di L'unità. Spinoza, esatto, è l'unità Esatto, è l'unità. astratta, è il vuoto in cui precipitano tutte le determinazioni. Quindi non basta, quindi ci vuole la dialettica, quindi ci vuole il movimento, che secondo Hegel non c'è in Spinoza. E gli interpreti spinozisti e spinoziani hanno giustamente detto no, caro Hegel, no, non è No, così. ma c'è, Leggi bene, leggi tra bene. pensiero e corpo sono dinamici comunque. Momento in cui passa mio figlio a salutare, vieni, vieni. Ah, Tra bellissimo. poco, eccolo qua, Dedalo, passa a salutare. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Cinque minuti arrivo. Richiama il padre ai suoi doveri. Però effettivamente, vedi, l'unità la prende da Spinoza, il divenire da Eraclito, il nostro buon Hegel, no? Ci mette un po' il Però ci vuole divenire. del genio, per fare queste miscele Sì, straordinarie. ci vuole assolutamente quella genialità che comunque la si pensa, bisogna attribuire ad Hegel, a parte gli americani che Hegel non l'hanno capito, non lo sopportano, dicono, oh, europei, state dando tanto peso, no? A un Sì. filosofo che di fatto è di poco conto. Ma io capisco, il mondo effettivamente poi liberale, pragmatico, americano è quanto di più lontano ci sia, no, dal storicismo idealista di Hegel. Se ci pensi, no, Alessandro, ci Certo, sta che gli certo. americani, la cultura americana sia ben lontana da Hegel.
Sì, ci sta in generale, insomma, la tradizione empirista che ha altri riferimenti, altri autori, Sì, fa un sì. po' fatica a misurarsi con autori del genere, quindi è comprensibile. Mi pare che però stiano tornando negli ultimi anni gli americani su Hegel, in modo un po' sorprendente, perché forse qualcuno ha capito che c'è qualcosa di profondo in quel pensiero. Hegel è un altro grandissimo, no? Un altro gigante con il quale misurarsi anche in modo molto polemico, però Ah beh, vabbè, ma è questo ce l'ha già veramente pensato, ci ha straordinario. già pensato Carletto andarla a Ma attaccare cioè, di Mar, e come? E le come? cose, il Mar giovanile su Hegel dice delle cose fondamentali, sono delle pietre, la critica al misticismo hegeliano è veramente un punto altissimo da cui partire. Alessandro, ma guarda qua, con Valentina Chiara che bella diretta, grazie, grazie, Grazie. ciao, bellissima diretta. Cujo, ed è stata veramente una diretta ricca, fertile. Devo dirti che superare i 200 parlando di Spinoza e non era scontato, anche se so che uno degli autori che più amano anche le persone che seguono Barba Sofia, Nietzsche, Spinoza, Marx sono tra i più amati, chiaramente sono anche quelli che amo di più, e dunque probabilmente è riuscito a trasmettere questa passione al di là poi di Platone. Io ti ringrazio, Alessandro, veramente tantissimo Grazie per a te, grazie a te. la tua presenza, per la chiacchierata. Noi ci risentiamo. Se rimani in backstage un attimo, poi ci diciamo ancora due cose. Tanto come detto, noi andremo avanti con queste collaborazioni e spero di avere ospiti altri tuoi compagni di viaggio, altri autori della collana. Vi ricordo appunto Ibis editore della collana Leggere, Leggere dei classici della filosofia, Sartre, Rousseau, Nietzsche, John Stuart Mill, ma sempre Leggere delle opere. Own Liberty, saggio sull'origine e disuguaglianza, sono opere in cui si legge, sono dei testi in cui viene letta una specifica opera, non si parla solo dell'autore in generale. Ecco, se qualcuno, Matteo, volesse così curiosare un po' tra le attività che abbiamo svolto Sì. con il gruppo Cora, si può visitare il nostro sito Che gruppo Cora, gruppochora.com. Quindi si può www, vedere. gruppo, lo metto già sotto, Grazie, gruppo grazie. chcora.com, lo metterò poi anche sotto il video che ricordo verrà pubblicato sul canale Barba Sofia, te lo girerò, dunque tutta la diretta sarà salvata e caricata. Buona settimana, Alessandro. Grazie, Domani grazie a cosa te. spieghi in classe? Domani devo interrogare, quindi spiego poco. Domani Domani è giornata di interrogazione. interrogazione Domani quasi interrogazione. totale. Anch'io domani in terza interrogo e invece in quinta siamo molto indietro per tanti motivi, il Covid, eccetera, eccetera. La classe nuova che ho recuperato in quinta, siamo un po' nelle paludi della sinistra storica. Pensa dove sono di storia. Vabbè, ciao C'è Alessandro, un da fare, abbraccio. c'è da fare. C'è Ciao a da te, fare. a tutti, Ciao, buona ciao, sera. ciao, 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 ciao. Allora, data la vostra presenza, visti i numeri, penso che la serata vi sia piaciuta molto. Di questo vi ringrazio, troverete questa diretta salvata sul canale YouTube Barba Sofia. Vi ricordo che sul canale ci sono playlist dedicate a tutti gli autori, Spinoza ovviamente, Bruno, Locke, Hume, Hobbes, Leibniz, quasi tutti gli autori della storia della filosofia classica hanno una loro playlist, andate per approfondire, studiare, preparare gli esami. Devo dire che adesso che insegno al Gioberti, che è di fronte a Palazzo Nuovo, ogni mattina quando prendo il caffè incrocio degli ragazzi e delle ragazze che vanno all'università e che si fermano a fare quattro chiacchiere dicendomi: ma quella volta per l'interrogazione sono passato sul suo canale, mi ha salvato su Hegel, Kant, ed è bello chiaramente incontrarvi e vedere che alla fine si può fare su YouTube, si può fare sui social un certo discorso e portare avanti un certo tipo di progetti. Veramente ringrazio gli allievi, le allieve il professor Galvan che sono stati presenti questa sera, ringrazio i miei allievi se c'erano, ma i miei non ci saranno, mi vedono già tutti i giorni, che palle, che barba, Merica, Viviana, tutti gli amici, Benoire, eccetera, eccetera, i soliti grandi compagni di viaggio e tutti, tutti, Valentina Chiara, Patrizia, eccetera, eccetera. Martedì prossimo, serata dedicata all'astrofisica, all'astrovia. Fabio Nottebella ci parlerà di questo tema. C'è vita nel sistema solare?
parleremo con Fabio Nottebella del tema: c'è vita in universo? Se sì, dove c'è vita? E chi potrebbe mai individuarla, conoscerla, e che forma potrebbe assumere? Fabio Nottebella è un divulgatore scientifico in ambito astronomico e lavora con l'Osservatorio Astronomico della Regione Valle d'Aosta. Buonanotte a tutte e a tutti, buona settimana, vi aspetto prossimo martedì 2 novembre, ore 21:15, qui come al solito al Barba Simposio. Buonanotte.